Segui Un Giorno Speciale sull'app di Radio Radio. Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Eccolo Massimo, buongiorno! Buongiorno Francesco. Benvenuto. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, Francesco. Le diversità, Francesco, le diversità tra diversità culturali, politiche. L'Inghilterra è appena uscita dall'Unione Europea, ad esempio. Naturalmente linguistiche. Oggi, anche per celebrare l'Europeo appena vinto, giochiamo un po' con le parole, con i modi di dire. Lo facciamo con una grande amica del Salvalingua, l'esperta delle parole, la terminologa più famosa d'Italia, Licia Corpolante. Buongiorno, Licia. Ciao, Licia. Buongiorno, ben ritrovati. Licia, ascoltiamo, chi è su Radio Radio TV potrà pure vedere, ascoltiamo subito questi pochi secondi di un'intervista rilasciata nel dopo partita a Sky dal calciatore Lorenzi. Conti senza l'oste, e l'oste stavolta eravamo noi, e quindi hanno sbagliato solo una consonante, non è It's Coming Home, ma It's Coming Rome, quindi per noi va bene così. Eccolo. Lorenzi in pochi secondi condensa due umori della serata, della nottata appena trascorsa. Avevano fatto i conti senza l'oste, si sa, i britannici erano più che sicuri di vincere, e It's Coming Rome è un gioco linguistico per trasformare il tormentone inglese dei giorni scorsi. Licia. Sì, beh, è interessante perché questo calciatore ha evidenziato un meccanismo linguistico che si chiama la coppia minima. La coppia minima sono due parole di una stessa lingua che hanno, si differenziano solo per un fonema, quindi un suono che è nella stessa posizione, e quindi abbiamo proprio Rome e Home sono differenziate dalla consonante iniziale, quindi senza saperlo ha descritto un fenomeno linguistico. E quindi questo già è interessante. Ci sono molti giochi di parole che sfruttano questo. Ad esempio, un modo di dire forse non noto in tutta Italia ma molto usato al nord è, ad esempio, scambiare Roma per Toma. Toma è un formaggio, quindi un formaggio piemontese, quindi forse per quello si usa di più al nord, però sembra che abbia origine latina questo modo di dire, perché sembrava che derivasse dal modo latino promettere Romam et omnia, che poi, e quindi promettere Roma e tutto il resto e quant'altro, e che era fare una promessa impossibile, che poi nel modo di dire popolare questo omnia è stato storpiato ed è diventato Toma, non si sa bene, però è molto interessante vedere anche come i giochi di parole hanno delle origini un po' particolari. E soprattutto poi pensando al modo di dire che ha detto fare i conti senza l'oste, è quello modo di dire che secondo me è tipicamente italiano, che noi diciamo molto dopo. Mentre ad esempio, prima accennavi alle differenze culturali, una differenza culturale dell'inglese che invece si usano di più modi di dire, come tipo vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, cioè sia in inglese che in italiano, però in inglese hanno anche non contare i polli prima che si siano schiuse le uova, quindi loro lo usano più questi modi di dire come avvertimenti prima che non come commento dopo, e questa può essere una differenza culturale. Certo, le poi differenze che si riscontrano un po' in tutte le lingue a proposito di animali, una cosa analoga accade anche con il modo di dire pesce grosso, Francesco, che usiamo ad esempio quando viene arrestato un personaggio di primo piano della criminalità. Ecco, se Francesco io traducessi in ungherese, che come ormai saprete per motivi affettivi è una lingua a me vicina, beh, se lo traducessimo in ungherese questo modo di dire nessuno lo capirebbe, perché lì l'equivalente è Nakutia, cioè cane grosso, cambia insomma l'animale. E a proposito di modi di dire intraducibili, ascoltiamo o vediamo, perché è su web questo contributo, che è un estratto da una trasmissione televisiva britannica dove c'è un cuoco italiano, Gino da Campo, prego la regia di far partire intanto il video se possibile. E Gino da Campo, quando la presentatrice fa delle osservazioni alla sua pasta al forno, reagisce con una espressione che suscita una irrefrenabile ilarità. Provate ad ascoltarla se ci riuscite, in inglese ovviamente, ma poi vi aiutiamo. Ascoltiamo un attimo. Abbiamo sentito a grandmother, questo l'abbiamo riconosciuto, e da lì scoppiano in risate la presentatrice e un altro ospite in studio.
Licia, aiutaci, cosa dice da campo? Cosa succede? Allora, lui traduce letteralmente: se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta. E questo è un modo di dire che noi conosciamo in Italia con variazioni, non so, sarebbe un carretto, un tram. E perché suscita tanta ilarità? Innanzitutto perché è una frase assurda in inglese, perché fa la traduzione letterale, non si dice così in inglese, quindi se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta, è proprio una roba che non ha, perché per un inglese non ha senso. Ma soprattutto lui dice sarebbe una bicicletta, che in inglese si dice bike, e bike in inglese è anche una parola colloquiale per descrivere una donna che, diciamo così, che la dà a tutti. Perché? Perché si fa gioco di parole con la bicicletta, everybody rides her, quindi tutti, il verbo ride vuol dire sia cavalcare la bicicletta che cavalcare una moto, un cavallo, così, però ha anche un significato volgare e sessuale. Quindi la bicicletta è qualcosa che usano tutti, la dà a tutti, quindi bike, e quindi lui dice praticamente se mia nonna avesse le ruote sarebbe una poco di buono, mettete la parola che volete voi. Questo è una cosa così assurda che crea tantissima ilarità. Che ha creato, esatto, ed è un video che è diventato virale nei giorni scorsi sui social media. Ma esistono altre espressioni simili anche in altre lingue? Ma secondo me innanzitutto nelle regioni d'Italia, perché ad esempio questa, appunto, del, dicevo prima, il tram, la carriola, oppure si dice mia nonna in carriola, così. Esiste anche, si dice anche in spagnolo, qualcosa di simile, in tedesco con un mezzo di trasporto diverso, può essere la bicicletta, può essere l'omnibus, così. Però la cosa interessante è che tutti questi modi di dire, a quanto pare, hanno origine comune, una versione yiddish. La traduttrice Isazzani aveva fatto una ricerca e aveva trovato che praticamente l'originale era in yiddish: se mia nonna avesse avuto i coglioni sarebbe stata mio nonno. E di questo si trova una versione anche in inglese: se mia zia avesse, scusate le parole, però se mia zia avesse le palle sarebbe mio zio. E quindi probabilmente poi dalla rotondità degli attributi, per creare un eufemismo, si è passati in loro rotondità alle ruote e quindi ai mezzi di trasporto. E quindi nella maggior parte d'Europa ci sono questi modi di dire con se mia nonna avesse le ruote sarebbe un, e poi variano poi dipende dal gusto, naturalmente. Grazie ragazzi, ciao Licia, ciao Massimo. Ciao a tutti.